della nostra trasmissione, del nostro TG che abbiamo intitolato L'arte floreale. Quest'oggi invece di farvi un inserimento con la spiegazione da parte del nostro esperto di quelle che sono alcune piante, alcuni fiori e così via, lo abbiamo invitato in studio perché praticamente ci deve parlare, parliamo sì dei fiori, delle piante e quant'altro, ma parliamo dei colori nella circostanza specifica. Ringrazio Emilio Lorusso per il suo intervento di oggi. Allora, innanzitutto, come diciamo così, come sta andando quest'arte floreale nel contesto dell'immaginario collettivo dei consumatori? Cioè, la crisi è la crisi, però come sta andando? Si può dire che per quanto riguarda l'arte floreale ci sono ancora delle persone che vogliono imparare a conoscere ancora questo mondo nascosto, si può dire, qui al sud. Quindi masticare ancora di più per quanto riguarda le tecniche, i colori, vogliono ancora di più apprendere queste sfaccettature di questo mondo d'arte floreale. Ecco, perché mi pare che questo mondo abbia delle, diciamo così, delle controindicazioni che sono anche di natura economica, cioè nel senso che comunque hanno un costo. Sicuramente hanno un costo e quindi chiaramente non tutti possono affrontare questi corsi per poter migliorare ancora di più la loro preparazione per quanto riguarda lo stare anche in un negozio di fiori. Ecco, ma ci sono delle, diciamo così, dei corsi, tutte quelle attività di formazione che possano servire a, diciamo così, a far conoscere, apprendere e gestire anche a seconda delle economie e diciamo così, dei negozi che vengono aperti, le attività che vengono aperte, c'è questa richiesta? Sì, come? Infatti si inizia con dei corsi base che danno la capacità al fiorista o al fioraio di poter incominciare a camminare step by step, si può dire, piano piano, per poter comprendere sia i nomi botanici dei fiori, sia per quanto riguarda i colori che sono fondamentali per poter realizzare una composizione, e sia le forme geometriche che devono realizzare per poter aprire un negozio di fiori. Poi man mano si va a dei passi più concreti come dei corsi mirati che possono essere sul matrimonio, sul bouquet da sposa, che possono essere sul marketing oppure sul colore stesso. In più poi si passa anche a dei livelli superiori come la vetrinistica, come anche il fatto stesso di poter diventare un insegnante d'arte floreale, e quindi abbiamo questi corsi per poter portare un allievo da corsi base sino a diventare insegnanti d'arte floreale. Ecco, lei ha citato prima i colori e mi pare che su questo argomento oggi dobbiamo dire qualche parola in più. Cioè, innanzitutto, questa composizione che lei ha realizzato, come si chiama, come la identifica? Allora, innanzitutto questa è una composizione un po' particolare, perché l'ho chiamata l'albero della vita. Per quale motivo? Ho realizzato questo tronco sopra questa sfera che vediamo sotto a rappresentare il mondo, e il mondo è abbracciato da questo tronco dove ha sopra tutti questi fiorellini che ho inserito proprio per dare i colori della vita. Oggi si può dire che la natura non la apprezziamo più, la mettiamo da parte perché pensiamo più ad altre cose, quindi non ci soffermiamo ad ammirare veramente quello che è stato creato per noi. Riusciamo a vedere dei palazzi, riusciamo a vedere delle luci, però quando ci soffermiamo a vedere anche il cielo stellato, apprezziamo tanto, veramente con grande entusiasmo, ciò che ha fatto il nostro creatore. E infatti ha creato i fiori con i colori a nostro beneficio. Ecco, qui in questa composizione ci sono tanti colori. E scegliamone alcuni per cercare di identificarli e spiegare cosa, che riferimento hanno. Per esempio, parliamo dal rosso, partiamo dal rosso? Sì, allora, sono stati inseriti questi ciclamini di colore rosso con delle foglie autunnali. Il rosso è un colore forte, deciso, vigoroso, ed è uno dei colori primari che esistono in natura. E c'è da dire che il rosso aiuta proprio la nostra vita ad andare avanti. Per quale motivo? Perché scientificamente approvato si è detto che il rosso non fa altro che aumentare i battiti cardiaci
e far circolare ancora più veloce il sangue nelle nostre vene. Cioè come avviene più o meno in una corrida per il toro. Bravissimo, è proprio quello che avviene nel nostro corpo. Noi, ecco perché i colori sono fondamentali. In questo caso il rosso che sta in questa composizione aiuta veramente lo spirito, nel senso che aiuta a rafforzare la nostra vita. Ecco, altro colore, il giallo, per esempio, il giallo invece? Il giallo è un altro colore primario, il primario diciamo perché da loro si estendono tutti gli altri colori, ed è interessante che l'occhio umano percepisce all'incirca 2000 sfumature di colori, e quindi in questo caso il giallo è sempre un colore primario ed è raffigurato in una figura geometrica che è il triangolo. Il triangolo perché ha la spinta verso l'alto, e quindi il giallo, visto che è un colore solare, è chiaramente un sole, è un antidepressivo naturale, come il sole, lo stesso il colore del giallo è un antidepressivo naturale. Noi chiaramente quando ci troviamo in estate non soffriamo di depressione come avviene in autunno, che ci manca col sole, quindi chiaramente andiamo in depressione. Per questo motivo il giallo ci dà quella forza proprio di reagire proprio a questi momenti critici. Ecco, qui vedo un altro colore abbastanza significativo, il rosa. Sì. Il rosa invece? Il rosa è molto delicato, è un abbinamento tra il rosso e il bianco, quindi chiaramente è un colore più femminile, viene indicato proprio perché è delicato come colore, e quindi è più indicato per una donna che per un uomo come colore. Ah, poi abbiamo il bianco. Il bianco è il massimo del colore, nel senso che è il punto luce dove racchiude tutti i colori della natura, mentre il nero, che lo vediamo sul tronco, è il colore dove c'è l'assenza proprio dei colori. E alcune volte vediamo che sul bianco, il bianco non fa altro che assorbire tutti i colori, mentre il nero non fa altro che mettere in evidenza. Ecco perché capire, comprendere i colori è importante, perché anche per arredare una casa, dipingere una casa, abbiamo bisogno di comprendere i colori, gli effetti che hanno, per poterlo dare in tutte le nostre stanze, che potrebbe essere la camera da letto o il bagno o la cucina. Ecco, anche perché questa composizione contiene anche dei fiori che hanno delle sfumature, cioè passano dal rosso, arrivano al bianco, oppure cambiano al giallo. E poi vedo anche questi frutti, sono mele. Sì, delle piccole melette. Delle piccole melette, mele proprio. Benissimo. E come mai? Vengono create proprio per... Sì, ci sono degli alberi miniature che fanno proprio queste melette tipo bonsai e che riescono a fare proprio queste melette particolari. Ho capito. Benissimo. Eccola qua, facciamo vedere, se no lui non è nella mano. E la facciamo vedere. E poi abbiamo il verde come colore. Il verde, sì, il verde non me l'ho dimenticato. No, assolutamente. Devo arrivare al verde. Il verde è un colore per eccellenza come il blu, che è un colore primario, è associato tra il blu e il giallo, chiaramente otteniamo il verde, ed è un colore che rilassa. Infatti alcune volte il blu e il verde lo troviamo sia nelle sale operatorie che anche nelle palestre. Troviamo questi colori proprio perché non fanno altro che rallentare, al contrario del rosso, la circolazione sanguigna. Ah, sono più calmanti, sono tipo rilassanti. Sono molto rilassanti. Beh, insomma, vi abbiamo voluto dare così una, perché ci sarebbe da parlare tantissimo, la presenza peraltro di Emilio Lorusso nei nostri TG, ci viene anche richiesta parecchio, cioè nel senso che la gente vuole anche avere un pizzico di natura, di verde, di fiori e quant'altro, quindi mentre ci farà anche nelle prossime puntate altre apparizioni per spiegare altre cose, noi per ora lo ringraziamo e diamo appuntamento ad un'altra puntata del nostro TG.